Buonasera a tutti e bentornati nello spazio First Touch di GoCamera Live. Mentre abbiamo quasi finito con lo spedire tutti i pacchi del Black Friday e Cyber Monday, è arrivato un pacco anche per noi. Io l'ho già aperto e eccolo qui. Sono felicissimo, orgogliosissimo di presentarvi in anteprima italiana esclusiva il nuovo DJI Osmo Pocket. È arrivato adesso e io l'ho conservato per voi, per aprirlo insieme a voi e fare subito l'unboxing di questa nuova meraviglia. Vi faccio vedere la scatola più da vicino e procediamo con l'apertura. Eccola, sul retro ci sono i simboli dell'Apple Store e dell'iTunes Store, perché il nuovo DJI Osmo Pocket, mentre lo apriamo vi faccio qualche anticipazione, lavorerà con una nuova applicazione. Quindi apriamo la confezione e Pocket è tutto quanto qui. Pocket vuol dire tasca, è tascabile, ma forse più che tascabile è minuscolo. È uno stabilizzatore con videocamera integrata, che potete vedere qui, sta nel palmo della mia mano, ed è la nuova soluzione super versatile da portare sempre dietro per fare riprese, per scattare fotografie, per fare motion lapse e altre cose che adesso andiamo a vedere e a scoprire insieme, perché qualche anticipazione, essendo un'anteprima italiana, ve la voglio dare, anche se è solo un unboxing, le recensioni arriveranno dopo. Quindi, continuando a vedere cosa c'è nella scatola, questo qui che vedete non è altro che la protezione per portare sempre in tasca il nostro gimbal. Quindi, aprendola dal lato da questo lato, vediamo che tutto quello che normalmente c'è in una scatola di un prodotto di elettronica è contenuto in questo spazio così piccolo. È tutto veramente tascabile. Abbiamo il cordino per fissarlo con sicurezza al polso e non perderlo, la bustina di silica gel, i nostri bravi manualini per iniziare subito a utilizzare il DJI Osmo Pocket, e in questa bustina c'è tutto quello che ci serve per poterlo sfruttare veramente al massimo. Adesso andiamo a vedere il perché. Innanzitutto qui c'è il cavo di ricarica, l'ingresso è posizionato sul lato inferiore del gimbal, si tratta di un USB-C, e USB-C e Lightning sono i due connettori che troviamo a corredo. Io ne apro uno perché a me servirà il Lightning, ve lo faccio vedere. Il DJI Osmo Pocket integra per la prima volta un nuovo tipo di connessione, che è questo qui che vedete sul lato, e servirà poi per la connessione, come vi dicevo, con lo smartphone e con tantissimi accessori che stanno per arrivare. Quindi il connettore lo prendiamo e lo si inserisce in questo modo e serve appunto per poter utilizzare il nostro DJI Osmo Pocket insieme allo smartphone, in questo caso con connessione Lightning. Con questa configurazione noi possiamo andare ad avere un'anteprima di ciò che stiamo riprendendo, un accesso completo a tutta la libreria per i file che abbiamo, per sfogliare i file che abbiamo registrato, per condividerli con un tocco, ma attraverso l'applicazione anche per poterli modificare, per poter fare dell'editing, per poterli condividere sui social. Quella che vediamo qui è una fotocamera integrata con un sensore da 1/2 terzi di pollice, un'apertura FOV di 80 gradi, ed è in grado di scattare fotografie sì da 12 megapixel, ma anche delle panoramiche in due diverse soluzioni, 3x3 e 180 gradi. E quello che stupisce ovviamente è che un dispositivo così piccolo possa registrare anche video in 4K con 60 fotogrammi al secondo, quindi una videocamera potentissima in un dispositivo così piccolo. Come vi avevo anticipato, ed è l'ultima cosa che vi dico, il DJI Osmo Pocket, oltre a essere una novità per quanto riguarda il mondo della ripresa di tutti i giorni, in vacanza, in viaggio, sportiva, ha anche la novità a corredo di una nuova applicazione. Si chiama DJI Mimo e permette di sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità di questo piccolo oggetto meraviglioso, ossia di entrare nel menu avanzato, quello di creare in modalità story degli editing con preset particolari, ma anche quelli di sfruttare le modalità smart, le modalità intelligenti come l'Active Track,
non so se vi ricorda qualcosa, il mondo dei droni, la modalità selfie attraverso la quale si attiva il face track e ancora l'FPV e il night shot, oltre al fatto di poter scattare anche dei timelapse. Essendo un gimbal, potremo quindi anche fare degli hyperlapse. Io non vi voglio dire altro perché vi aspettano altre recensioni qui su GoCamera.it, sulla pagina Facebook, sul canale di YouTube. Recensioni, tanti aggiornamenti, i nuovi accessori sempre in anteprima italiana. Io vi saluto. Ciao!